Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993 e il video di oggi sarà riguardante un nuovo spoiler sulle carte promo del V-Jump e quindi partiamo subito perché già la prima è impressionante. E si chiamerà Gandora Giga Race, The Dragon of Destruction, il drago della distruzione, e sarà un livello 8, oscurità, di tipo drago, mostro con effetto, con 0 di attacco e di difesa. E questa carta sarà davvero davvero sbagliata. Non può essere evocata normalmente o settata, deve essere prima evocata specialmente dalla nostra mano, mandando due mostri dalla nostra mano o dal nostro terreno al cimitero, che non siano questa carta qui. Il primo effetto dice che questa carta guadagna 300 di attacco per ogni carta bandita. Inoltre, il secondo effetto dice che una volta per turno possiamo pagare la metà dei nostri life points per applicare questo effetto in base al numero di mostri Gandora con nomi diversi che abbiamo nel nostro cimitero. Se ce n'è uno, possiamo distruggere tutte le carte sul terreno, eccetto questa carta. Se ce ne sono due, possiamo bandire tutte le carte sul terreno, eccetto questa carta. E se ce ne sono tre o più, possiamo bandire tutte le carte sul terreno e nel cimitero, sia nostro che dell'avversario, eccetto questa carta. Il che è davvero impressionante. Questa carta, attraverso questo effetto, potrà raggiungere un attacco astronomico in combinazione con gli altri e sarà in grado di distruggere tutto e bandire tutto e attaccando da sola farà fare un OTK pazzesco e può funzionare bene in mazzi come Fedele della Luce per esempio, mazzi che millano tanto, è davvero davvero forte. Poi proseguiamo con un nuovo artista amico perché non finiscono mai di farli, artista amico Ballad, che sarà un livello 3 terra di tipo pianta, mostro pendulum con effetto con 500 di attacco e 1100 di difesa, scala pendulum 2. L'effetto pendulum dice che una volta per turno all'inizio del damage step, se un mostro artista amico che controlliamo combatte un mostro scoperto dell'avversario, possiamo far perdere a quel mostro dell'avversario 600 di attacco. E l'effetto mostro dice che se un mostro performa perché controlliamo attacca, dopo il calcolo dei danni possiamo selezionare come bersaglio un mostro scoperto che il nostro avversario controlla e quel mostro perderà attacco uguale all'attacco del mostro artista amico che controlliamo. Poi abbiamo il Performapal Barracuda, quindi ancora un altro, che sarà sempre un livello 3 terra di tipo pianta, mostro pendulum con effetto, con 500 di attacco e 1100 di difesa, con scala pendulum 5. E l'effetto pendulum dice che una volta per turno, se un mostro performa qualche controlliamo combatte contro un mostro dell'avversario, durante il calcolo dei danni possiamo far perdere a quel mostro dell'avversario attacco uguale alla differenza tra il suo attacco che ha correntemente e il suo attacco originale. E l'effetto mostro credo che sia uguale. Durante il turno di questo giocatore possiamo appunto selezionare come bersaglio un mostro Performapal che ha attacco diverso dal suo attacco originale e per il resto del turno quel mostro guadagnerà attacco uguale alla differenza tra l'attacco corrente e l'attacco originale, quindi siamo lì più o meno. Poi abbiamo un nuovo Frightfur, il Daredevil, quindi pelliccia spavento, un altro supporto per i Fluffal, che sarà un livello 8, oscurità di tipo demone, mostro fusione con effetto, 3000 di attacco e 2200 di difesa, che richiede un mostro Edge Imp più un Fluffal, e possiamo usare il secondo effetto su una volta per turno. Quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, possiamo infliggere 1000 danni al nostro avversario, così a gratis. Poi, se questa carta viene distrutta in battaglia, o lascia il terreno per via dell'effetto di una carta dell'avversario, possiamo infliggere 500 danni al nostro avversario per ogni Frightfur nel nostro cimitero, il che non è affatto male. Poi proseguiamo con la prossima carta, quella che viene da Maximum Crisis, il nuovo booster pack tanto atteso, che sarà un altro Performapal, chi se lo immaginava, il Gatlinghall, una fusione questa volta di livello 8, oscurità, tipo demone, fusione con effetto, con 2900 di attacco e 900 di difesa. Per essere evocato richiederà un mostro Performapal più un mostro di livello 5 o superiore che sia oscurità. Possiamo attivare questo effetto solo una volta per turno. Se questa carta è evocata tramite fusione, possiamo infliggere 200 danni al nostro avversario per ogni carta sul terreno.
E se questa carta è stata evocata tramite fusione utilizzando un mostro Pendulum come materiale, possiamo distruggere un mostro che il nostro avversario controlla e se lo facciamo infliggere danno al nostro avversario uguale all'attacco del mostro che abbiamo distrutto, l'attacco originale. E questo effetto sembra che non targhetti, che non selezioni come bersaglio, quindi non è male. Quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete dei suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!